Ciao care, bentornate sul mio canale e benvenute in un nuovo video. Oggi faremo la seconda parte di questo mega decluttering che sto facendo del mio armadio. Se vi siete perse la prima parte, mi raccomando, recuperatela. Però in realtà potete anche vedere prima questo e poi dopo il primo, perché tanto riguarda due zone completamente diverse. Nella prima parte abbiamo svuotato tutto il comò e nella seconda, che secondo me sarà un po' più tosta, ci dedicheremo a tutta quest'anta del mio armadio. Io sono pronta per iniziare, oggi sono in tenuta un po' più ginnica, infatti mi sono fatta una bella coda, ho messo una magliettona, insomma, sono pronta per fare questo mega decluttering e sono felicissima di farlo insieme a voi, almeno mi farete un po' di compagnia perché aiuto, sto tantissime cose da levare, da ripulire, vabbè, adesso vedrete. Direi di iniziare subito e non perderci in chiacchiere perché ci sono veramente tante cose da vedere. Partiamo da questa parte superiore. In questa parte superiore ci sono più che altro lenzuoli, asciugamani, quindi andrò a levare tutto quanto, almeno poi li vado a sistemare tutti ordinati, carini, anche perché comunque i piani, oltre che svuotarli, voglio anche ripulirli. Oltre ai vestiti, vado a levare anche queste scatole. All'interno di queste scatole ci sono tutti accessori, collanine, orecchini, però direi che possiamo escluderli dal decluttering dei vestiti dell'armadio perché sennò ci metteremmo veramente troppo tempo. Questa magari è una cosa che farò poi io fuori dal video. Accessori, occhiali da sole, ci sono veramente tantissimi oggettini qua dentro, ma direi di chiudere questo vaso di Pandora e lasciare tutto per il momento così com'è. Anche qua ci sono un sacco di gioiellini. Voi magari sarete sorprese nel vedere queste cose all'interno di un armadio, ma ragazze, io non ho uno sgabuzzino e quindi praticamente devo adattarmi. Scatola del phon e della piastra che, ops, penso che posso tranquillamente mettere sotto il letto, se non addirittura levare proprio di mezzo, cioè buttare. Infine c'è questa scatola che tra l'altro pisicchia un po'. Niente, mi sta cascando tutto. Allora, questo è un sacchetto dove tengo tutte le calze e diciamo che stiamo andando incontro all'estate, quindi possiamo farne a meno. Insomma, qui ho vari prodottini, bagnoschiuma, insomma tutti i prodottini che tengo qua che poi mano a mano vado a smaltire e a provare. Anche perché anche in bagno, quando abbiamo arredato casa, ho avuto la brillante idea di mettere un mobiletto aperto e quindi anche lì, anche in bagno, ho poco spazio. Non è stata una cosa molto furba, è stata sicuramente una scelta molto stilosa, nel senso che il bagno è bellissimo con questo set tutto aperto in legno, in bambù, insomma quello che è, però così mi sono levata ancora più spazio perché se avessi messo un mobiletto chiuso queste cose le avrei potute almeno in parte tenere là e invece devo tenerle qua, però magari troverò un altro posto anche per queste. Ho avvicinato un po' la videocamera perché sennò veramente eravamo troppo lontane. Comunque iniziamo a vedere che cosa c'è all'interno di questo armadio. Questo è un maglioncino, è uno degli ultimi che ho acquistato, questo l'ho preso da Stradivarius e mi piace. Questo maglioncino lilla ce l'ho dall'anno scorso, dall'estate scorsa in realtà, quando sono andata in vacanza in montagna l'ho preso, è bellissimo, è lilla che è uno dei miei colori preferiti tra l'altro ultimamente. Questo lo adoro, me l'avete visto molto spesso nelle storie anche su Instagram, è veramente bello, morbidoso, mi piace un sacco e lo tengo. Questi che state vedendo sono praticamente quelli più nuovi che ho, perché giustamente li tengo più a portata di mano rispetto a quelli vecchi che metto più in fondo. Questo è un maglioncino che ho preso da Primark che mi piace tantissimo, verde fluo, me l'avete visto già su YouTube penso in più di un'occasione e lo tengo. Questo giacchettino di jeans è bellissimo, l'ho acquistato circa 2 settimane fa da Stradivarius e non sono ancora riuscita ad indossarlo, anzi forse solo una volta a Pasqua. È bellissimo e ovviamente comprato 2 settimane fa lo tengo. Questa magliettina me l'ha presa mia mamma da Primark, è un sacco carina, questa qua è nuova, devo ancora provarla e indossarla ed è uno dei primi acquisti per quest'estate 2023 e ovviamente la tengo perché è nuova. Arriviamo già alla prima cosa da declatterare, ovvero questo maglioncino di Pull&Bear. Abbiamo visto nella prima parte del decluttering del mio armadio che ho un sacco di cose rosa e che per quanto il rosa mi piaccia, non lo so, possiamo anche, secondo voi, quale colore mi sta meglio, il rosa o il lilla? Non lo so, vabbè, volevo fare questa prova. Comunque ragazzi, questo mi sta abbastanza largo, infatti è una M e direi che possiamo levarlo di mezzo, quindi questo lo declatteriamo, lo leviamo. Questo maglioncino marrone è di Stradivarius, è una S, quindi in realtà mi sta. Vabbè, alla fine è carino, dai, un maglioncino marrone. No, no, lo levo. Lo voglio levare perché voglio cambiare, quindi il prossimo inverno voglio comprarmi delle cose nuove. Anche perché devo fare spazio, perché se io voglio comprare cose nuove, se no non saprei dove metterle. Questa è una delle ultime tute che mi è arrivata da Oceans per la collaborazione e queste sono oro per me perché
piacciono tantissimo come vestono, ci sto comoda. Infatti questo è l'altro pantalone nero della tuta. Poi questo è il toppino che uso per allenarmi soprattutto al momento. Cioè a me piacciono proprio questi maxi felponi da mettere magari con i leggings, con sotto le Dr. Martens, no? L'ho sfruttato tantissimo ed è anche, devo ammettere che è anche abbastanza recente. Il problema è che mi si è scurito. Probabilmente l'ho lavato con dei colorati, non ci ho fatto caso, non lo so. E tra l'altro ho fatto anche un sacco di pallini. Sembra veramente che questa felpa abbia, non so, 20 anni, invece ce l'ho da neanche 6 mesi, 6-7 mesi. E quindi, ahimè, molto presto, devo dire non me l'aspettavo, però dobbiamo dirci addio. Questo spolverino, ve lo faccio vedere al volo indossato, a me piace un sacco. Quando mi voglio vestire di nero, che magari sono nei miei giorni, nel mio periodo, non so se avete capito, mi piace mettere questi spolverini perché non succede niente, però io sto più a mio agio se ho questa zona un po' più coperta e quindi lo tengo. Questa anche è una felpa che ho da pochissimo, questa verde menta di Oceans, che ovviamente tengo. Poi qui c'è un giacchettino semplice, proprio basic. Oggi le cose le indosso per farvele vedere perché sto più comoda, sto posizionata più comoda con la videocamera. Quindi, vabbè, questo è un giacchettino semplicissimo nero. Io direi che secondo me posso anche tenerlo perché alla fine è in buono stato, è della mia misura, quindi lo tengo. Questo penso di darlo via perché non lo so, non mi piace. Anche se è un S, è larghissimo, mi fa tutte pieghe e non mi piace. Cioè, nel senso, o mi compro un maxi maglione, una maxi felpa perché deve essere maxi, oppure se compro un maglioncino deve essere comunque normale, cioè mi deve, non dico che mi deve far scoppiare la pancia per quanto è stretto, però insomma non deve neanche farmi tutte queste pieghe strane, quindi questo lo leviamo, direi. Questo maglioncino è la parte sopra di un pantalone che vi ho fatto vedere nel video di ieri, non so se ve lo ricordate, ho detto che appunto lo indosso tantissimo per stare per casa, però sicuramente questo, finito la stagione, poi andrà via, quindi diciamo che questo verrà declatterato alla fine di questa stagione. Però per il momento lo tengo perché comunque ho il pantalone e metti caso voglio mettere il set, almeno ho sia il sopra che il sotto. Pantalone della tuta di Oceans, che è il sotto della parte sopra che vi ho fatto vedere prima, ma tanto queste tute le avete viste da poco. Questo, ahimè, è stato uno degli acquisti, penso, più fallimentari di tutta la mia vita perché l'avrò messo sì e no due volte. L'anno scorso sono andata un sacco di moda i gilet, anche quest'anno hanno preso piede, però l'anno scorso questi qua di lana andavano tantissimo di moda. Mi piaceva indossarlo con una camicetta bianca sotto e devo essere onesta, a me piace, cioè a me mi dispiacerebbe darlo via perché se io ad oggi dovessi rientrare nel negozio e rivederlo, cioè io lo ricomprerei, gli do un'altra possibilità e vediamo se riesco ad indossarlo di più il prossimo anno. Poi questo maglioncino celestino che secondo me non è proprio il mio colore, boh, secondo me mi spinge ragazze, che dite? Datemi un consiglio, io per il momento questo lo declattero perché non lo metto. Maglioncino fucsia preso da Primark, pagato circa 8 euro, fantastico, mi ha fatto un'ottima resa, mi è piaciuto, me lo sono sfruttato da morire e quindi me lo riporto anche per il prossimo anno. Questo maglioncino invece direi che ha fatto il suo corso perché è pieno di pallini, si è veramente usurato con il tempo, con i lavaggi, quindi questo qua lo mettiamo via. Qui ho un contenitore con all'interno tutte canottierine varie e body, sono carinissimi, hanno anche queste due, questa cintura che appunto va a fare qui un fiocco, vabbè adesso non riuscirei a fare il fiocco, ovviamente i pantaloncini li tengo perché mi piacciono molto e anche le calze. Questo qua è il pigiama che ho comprato questo inverno verso Natale, mi sembra, da The Zenis e ovviamente lo tengo perché ha pochissimi mesi, è di un cotone freschissimo e mi piace molto. Questo qua è un vestitino carinissimo che ho preso da Primark, pagato circa 9 euro, mi sembra, una cosa del genere. Ho preso l'XS e questo ovviamente lo tengo, anzi non vedo l'ora di abbinarlo con il giacchetto di jeans. Questo giubbotto è pesantissimo, è il Woolrich che direi che possiamo mettere via assolutamente. Questo bomberino io lo adoro, mi piace tantissimo, soprattutto perché ha questo collo alto e non devo mettere la sciarpa. Mi piace anche il colore. Questo qua lo metto via, ma ovviamente non lo do via perché cioè, mi piace tantissimo, quindi me lo tengo per il prossimo anno. Una Dolce Vita bianca di Primark che è della mia taglia, ma che ho sfruttato molto e direi che è arrivato il momento di salutarci. Poi c'è questo maglioncino fatto a giacchetto che proprio secondo me questo colore mi sta malissimo. Cioè, per quanto io ami, adori il rosa, ma il rosa però più o rosa shock o rosa cipria. Cioè, obiettivamente, secondo me mi sta male. Cioè, non mi piace proprio come mi sta. Consigliatemi, però
Io per il momento lo metto via, poi aspetto di leggere i vostri commenti, ma proprio no. Situazione attuale, abbiamo svuotato tutte e due i ripiani, abbiamo questo sotto delle borse, ma io direi di continuare con i vestiti perché mancano ancora tutti questi. Gonna, bellissima, in pile, presa da Stradivarius, questa è la mia taglia. Purtroppo quest'inverno ho avuto soltanto un'occasione per indossarla e poi vi dico la verità, stringe un po'. Cioè, è della mia taglia, però è proprio il modello che è molto stretto e magari questa qua è carina da usare se vado a pranzo fuori, a cena fuori l'inverno, però sono occasioni in cui sto seduta e magari mangio tanto e quindi mi stringe un sacco. Non ha i bottoni davanti ma ha solo la lampo dietro, che ovviamente non posso slacciare, quindi non è che l'ho utilizzata tanto. Vediamo se il prossimo anno riesco a utilizzarla di più. Questa camicia ce l'ho da una vita, ma proprio da tanto, ragazzi, non so se vi ricordate, andavano tantissimo di moda queste camicie a quadretti e assolutamente voglio darla via. Questo è un pantaloncino che sembra quasi una gonna, vedendolo forse dalla videocamera. Vabbè, comunque è un pantaloncino con questi dettagli davanti, con questi bottoncini oro bellissimi. A me piace un sacco, ma non sono oro, perché dopo ho visto oro, vabbè. Comunque con questi bottoncini sono molto carini, mi piacciono e sono della medaglia e quindi li tengo. Questa camicetta è carinissima, l'ho presa sempre. Sempre da Stradivarius, cioè comunque io posso fare l'abbonamento, mi devo far pagare da Stradivarius per questo video. Questa camicetta marrone è della mia taglia, è carina, ha questi colori nude che mi piacciono molto, da abbinare con un pantalone nero, una gonna nera, con il jeans, sì dai, volendo anche con un jeans e uno stivaletto. Comunque questa la tengo perché mi piace. Io a questo giacchetto sono troppo affezionata, è un giacchetto della Replay, con tutti questi stickers che ho attaccato quando ero piccola insieme a mia mamma. E questo giacchetto è di mio fratello, però io ovviamente l'ho rubato perché a lui non stava più crescendo, aveva tipo 14 anni. Me lo sono preso, ci ho attaccato tutti questi stickers e me la sono tenuta io. E questa ormai fa parte del mio armadio, me la riporto da anni e anni e mi piace tantissimo. Ovviamente è un taglio da uomo, da ragazzo, quindi a me rimane un pochino grande, un pochino oversize. Quindi questa ovviamente la tengo. Questa è una mantella invece di lana, con tutta questa fantasia leopardata che ho sfruttato molto. Infatti su Instagram ho mostrato delle foto di quando pesavo 80 kg, che portavo sempre, cioè sempre no, però insomma mi è sempre piaciuto vestire anche quando pesavo 80 kg, perché non cambia niente, cioè una si può vestire bene anche a 200 kg, quello non cambia, comunque la cura della persona e l'estetica, poi che uno non si piace è un'altra cosa, però questo è per dirvi che comunque l'ho sfruttata tanto perché mi copriva e io comunque quando pesavo 80 kg cercavo di mettermi cose che mi coprissero il più possibile. Però dobbiamo dirci addio perché quest'anno, anzi tutti gli anni a venire dove comunque avevo già perso peso, non l'ho mai indossata. Questa è una new entry che ho comprato da pochissimo da Primark, è una camicetta verde che vi ho mostrato in un vlog. È di un verde smeraldo e è un tessuto che rimane abbastanza lucido, comunque è molto carina e ovviamente la tengo perché ha pochi mesi. Andiamo avanti con questa giacca, anche in questo caso c'è un lato affettivo ragazze, perché questa giacca era di mia nonna e ovviamente non me ne separerò mai. Nonostante io abbia poco spazio, perché ho poco spazio, non riesco a non lasciare uno spazietto per i vestiti a cui sono affezionata, che anche se non indosso mai comunque voglio tenere con me. Questo vestito l'ho indossato forse una volta, però sinceramente proprio questo colore, boh, proprio spento, mamma mia quanto è spento, no? Che dite? Vabbè, per il momento lo levo, poi aspetto un vostro consiglio. Poi qui abbiamo una giacchetta di questo celestino molto molto carino. Diciamo che oggi non ho scelto una maglietta adatta secondo me per fare il decluttering, perché qualsiasi cosa che io metta ci sta male, perché questo viola scuro rovina un po' tutti gli outfit, ecco, diciamo così, mentre ieri almeno avevo la maglietta nera. Ovviamente la tengo perché comunque è una giacchetta che può sempre far comodo. Felpa azzurra di Oceans, mi sono resa conto comunque che ho un sacco di cose anche azzurre e verdine, che secondo me non è tanto il mio colore, però vabbè, oltre che le cose rose e nere ho scoperto di averle anche celeste. Questo l'ho preso da Stradivarius, è molto molto carino e sotto c'è una camicetta che ho rubato a mia mamma perché mi piaceva tanto, è di Piazza Italia, molto carina, marrone, rimane un po' lunghetta. Comunque questi li tengo entrambi. Poi passiamo a questa camicetta bianca molto semplice, proprio non ha niente, è una camicia bianca comprata da Primark, non mi ricordo in quale occasione, ma mi serviva una camicia semplice bianca e quindi ho preso questa. Però come camicia bianca ho anche questa, che è una camicia di Matteo che a lui adesso sta larga e che invece a me piace da utilizzare come camicia oversize, quindi mi piace legarla in vita, tenerla come camicione aperto con i pantaloncini di jeans e un toppino sotto. Poi passiamo a questo giacchettino, questo è carinissimo, l'ho preso su Zaful, sì, è molto bello, questo in realtà me l'hanno mandato per una collaborazione,
A me piace. Quindi questo lo tengo, però lo metto via ovviamente per il prossimo autunno. Poi c'è questa felpetta semplicissima rosa. Ecco, anzi, ho pure freddo, adesso me la lascio. Penultima cosa, o terz'ultima, questo giacchettino sempre arrivato con Zaful, che ho sfruttato tantissimo e che continuo a utilizzare, però adesso che è primavera basta. Poi c'è questo giacchettino che sopra è leopardato, semplice nero, e vi dico la verità, questo è arrivata la sua fine perché non mi piace più. Questa magliettina ce l'ho da un sacco di anni, tipo fatta un po' velata, sembra quasi una camicetta. Questo dettaglio davanti, vedete, è tutta lavorata, ok? In realtà non è che ho sfruttato tanto ultimamente, però effettivamente per una serata, questa con un pantalone nero è molto elegante. Vedi, però facendo il decluttering escono fuori cose che neanche mi ricordavo di avere, che secondo me questa vale la pena tenere. Ultima cosa rimasta, no ragazzi, non sono i pantaloncini che vi ho fatto vedere prima, è un'altra cosa, è una gonna, mi piace molto, la trovo veramente molto elegante e raffinata e quindi la tengo. I tre cassettini che ci sono qua sotto, uno è dei pigiami, ci sono quelli invernali, finché non vado a prendere quelli estivi mi tengo questi. Poi secondo e terzo cassetto sono tutti jeans, tutti i pantaloni, che vedremo direttamente nel cambio stagione estivo, se lo faremo. Anche perché adesso ho fatto veramente un sacco di bustoni, quindi ci vediamo poi alla prossima riordinata che daremo all'armadio. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e lasciatemi un bel like per farvi sapere se questo video vi è piaciuto e se vi ha fatto compagnia. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.